Ancora maltempo nella Sicilia sud-orientale, forti nubi fragili tra oggi e domani nel territorio ebleo, che già nei giorni scorsi hanno provocato non pochi disagi. E proprio le piogge sono state alla base della tragedia sfiorata in via Papa Giovanni XXIII a Comiso, dove una donna è stata travolta dall'acqua e tratta in salvo da un giovane originario di Siracusa. Durante il periodo invernale la strada viene attrezzata con delle passerelle per permettere l'attraversamento. Nei pressi della scuola elementare di Amicis, la donna ha perso l'equilibrio e la piena delle acque l'ha travolta. È finita contro una vettura parcheggiata che l'ha trattenuta per pochi istanti, il tempo necessario affinché un giovane di passaggio corresse in suo aiuto. Altre persone sono intervenute, chiamate dal soccorritore, per mettere in salvo la donna che ora sta bene. Tornando al maltempo, di queste ore proprio su Comiso resta alta l'allerta a causa anche del fiume che si ingrossa, ma anche negli altri centri iblei restano sul chi vive. Nonostante siano previsti dei miglioramenti nelle prossime ore, restano sempre in agguato rovesci e temporali anche intensi.